altre considerazioni. La prima cosa è che non io sul suggerimento dei Chirielli ho presentato una dei Chirielli e dell'avvocato Massei una interrogazione per capire un po' quali erano le ragioni per le quali è stato presentato il ricorso da parte dell'ente tardivamente, a mio giudizio tardivamente, e comunque con queste caratteristiche. E poi sulla stessa interrogazione abbiamo chiesto anche qual era l'orientamento dell'amministrazione sui referendum proposti del 5 Stelle, perché a mio giudizio la questione è assolutamente attinente e va in qualche modo anche discussa. Dopo averla rappresentato, quindi letto l'interrogazione, Martini esce fuori con un documento che io ho appreso ieri sera, che è esattamente questo, che immagino voi abbiate, ma non so se no. Voi non avete, beh, quindi ve l'ho previsto. Non c'è nessun problema. Ho fatto la richiesta proprio formalmente ieri sera, quindi è un documento pubblico, non è stato sottoposto a segretazione da parte dell'ente. Che c'aveva in tasca Martini? Che c'aveva ieri sera in tasca Martini, e quindi questo ha fatto un po' irritare l'interrogante, ma ha fatto un po' irritare tutti coloro che stavano lì, perché questo è un documento a firma, non si sa, uno scarabocchio che. Faccio vedere a tutti. Questo sarebbe l'impegno? Questo sarebbe... No, beh, ma non è... Guarda, l'ha spacciato con la firma ai genitori e adesso... Cosa dici tu la sera? No, questo è un foglio di carta con... Un foglio di carta con... Chiedo scusa, la, devo interrompere, ripeto, ma è firmato da genitori? C'è uno scarabocchio. Quindi c'è un sindaco che c'è giorni. No, beh, ieri l'ha annunciata come la firma del presidente, tu c'era, il pubblico ci vuole il timbro, e lui è l'attimato. No, pubblicato, riorganizzazione, ospedale, San Severino, in attuazione della medicina. Quindi è un documento assolutamente ufficiale, quindi senza nessuna possibilità di smentita. Comunque, quello che a mio giudizio è assolutamente grave è che questo documento porta, dopo andiamo anche nel merito, adesso mi parlo sulla procedura, è assolutamente grave il fatto che è un documento del 26 di gennaio 2016 e è stato reso pubblico il 12 di febbraio, cioè è stato tenuto dentro il cassetto, dentro le tasche di qualcuno. Questo documento, a dire il vero, circolava negli ambienti politici già da qualche decina di giorni. Io questo documento l'avevo visto così, ma senza nessuna leggere così. Quindi non gli dai il peso del merito. Ieri invece è stato letto, e alla luce di questo, secondo me, la questione è assolutamente di una gravità assoluta. Primo, per l'aspetto relativo al fatto che è stato tenuto dentro un cassetto del comune o dentro le tasche di Martini, perché questo, se è stato assunto in sede politica, c'ha una valenza politica, quindi vale dentro la sede del Partito Democratico e fermate qua. Ma nel momento in cui travali, che va nelle sale amministrative del Consiglio Comunale, questa ha una valenza assoluta, cioè una valenza amministrativa devastante. E qua si fa riferimento ad alcune questioni in merito alle diverse specializzazioni attualmente presenti. Il dato ancora più grave è che questa roba qua confligge assolutamente con quello che è previsto negli atti programmatori amministrativi precedentemente programmati, e confligge in maniera forte con le varie dichiarazioni rilasciate dalla giunta da Cerigione e da tutti coloro che gravitano nell'ambito amministrativo della Marche e della provincia di Macerata. Allora, la conclusione è molto semplice, è che Martini, voi dite la politica qui non c'entra, io faccio consigliere comunale, sono un rappresentante politico e parlo anche sulla base di atti documentali e di fatti politici. Questo documento confligge assolutamente con quello che si va dicendo, si sta mistificando quello che sta accadendo, perché se si vuole fare l'ospedale unico, questo non c'è senso. Se non si vuole fare l'ospedale unico, esistono altri canali, quindi c'è qualcuno che la mattina tratta con la giunta regionale, la sera, durante il giorno tratta con i comitati o fa finta di trattare con qualcuno e la sera va a braccetto con il legislatore regionale, e quindi questa è una cosa che assolutamente non può funzionare. Io non so chi di voi si ricorda 5 anni fa, quando Martini si confrontò con me in campagna elettorale e disse che se comprava lo spada del San Severino, comprava il robot per la chirurgia. Dottore, sì. Io penso che voi vi ricorderete, no? Quando ci fu quell'assemblea lì alla Sala Bigioli, a fianco alla Polizia Municipale, con tutti i medici, tutti i primari, Cattadini, Ramovecchi, tutti quanti schierati in prima fila, e disse: guarda, vi annuncio che compreremo il robot che costa
un milione per i servizi di chirurgia a distanza, addirittura poteva essere manovrato, disse Catalini, da Ancona, non so chi di voi partecipare. Ieri ha annunciato che l'ospedale unico provinciale si farà a San Severino. Ecco, queste sono cose che da un punto di vista politico e da un punto di vista di, come dire, buon senso, sono assolutamente devastanti e vanno chiaramente smentite e smascherate. L'altra questione importante è che credo che vada anche, come dire, in un certo modo data la giusta rappresentazione a quello che è successo ieri sera. C'erano quattro proposte referendarie presentate da 5 Stelle su nostra indicazione. Io e 5 Stelle siamo lontani anni luce, come 5 Stelle da me sono lontani anni luce, quindi io non ho nessuna, come dire, sono distante dal 5 Stelle, non ho nessuna e non voglio nessuna continuità politica con loro. Però l'unica cosa seria che c'era scritto su quelle proposte referendarie era la volontà di restituire ai cittadini la possibilità di decidere se questa riforma sanitaria va bene o va male, assumendosi la responsabilità di quello che qualcuno vota. Quindi è giusto che laddove ci sia una grossa movimentazione popolare attraverso comitati, consigli comunali, sindaci, amministratori, consiglieri, che manifestano una contrarietà alla riforma sanitaria, alle petizioni, esatto, la raccolta delle firme, abbiano la possibilità di potersi liberamente esprimersi con un referendum. Poi dopo, se i cittadini marchigiani votano favorevolmente in base a quello che dirà la riforma, vorrà dire che questa sarà la volontà e questa sarà la riforma sanitaria. Ma laddove questo non fosse accordato dai cittadini marchigiani, è chiaro che c'è un segnale politico enorme. Dopo lasciamo perdere che togli l'articolo 3, comma 3 della legge regionale, che fa ridere, però è chiaro che è una bocciatura la riforma sanitaria. Verificare, cioè poter rappresentare quello che è successo ieri sera in Consiglio Comunale è stata di una pietà assoluta, di uno sfregio all'aula che abbiamo ieri, dove ci riuniamo, assoluta, perché non solo non c'era una maggioranza, ma non c'erano neanche delle motivazioni serie per la bocciatura di questi referendari. Bastava anche una motivazione politica, non c'è stato nulla. Tanto è vero che su questo la maggioranza si è spaccata. Erano due persone che erano assenti, l'avevano dichiarato, l'avete a parte letto sui giornali. Uno ha votato insieme a noi e insieme agli intendimenti del Movimento 5 Stelle, 5. Chi fa parte del comitato e chi ha firmato il ricorso non si è assunta la responsabilità politica di andare nella stessa direzione, no, di andare nella stessa direzione degli atti fatti fino adesso. Io non ho mai partecipato a questa riunione, a questo comitato, perché si è sempre detto che la politica qua dentro non ci doveva stare, e quindi è chiaro che la figura mia da quella parte sarebbe stato che non ci doveva stare, no, come diciamo, come esatto, come no, come non ci può stare tra, diciamo, coloro che, perché sarebbe chiaramente, me rendo conto, assolutamente imbarazzante, perché gli si dà un taglio, no, in maniera, io lo sanno tutti da che parte non fa parte del comitato, no, non fa parte, infatti non ho detto che non fa parte del comitato, ho detto che ha firmato il ricorso, non fa parte del ricorso, ha firmato il ricorso. Cosa che il presidente Marchetti me l'ha detto, mi ha chiesto se potevo firmare il ricorso l'ultima volta. Sì, io ho dato la mia disponibilità al ricorso. Quindi voglio dire, no, che questi fatti sono assolutamente oggettivi e vanno detto. Poi dopo si dice pure, qualcuno del comitato dice pure, qualcuno che fa parte del comitato dice pure, guarda che il successo della presentazione del ricorso, cioè l'accoglimento della sospensiva del ricorso, è merito esclusivamente del comitato, è vero, quindi è sbagliato che soggetti politici si, come dire, accaparrino oppure ci mettano il cappello sul fatto che l'attività di persone che si, esatto, è cosa profondamente sbagliata giudicare quello che è accaduto, perché tante persone non sanno quello che questa opposizione, o anche, io parlo per me, non per la maggioranza, ha fatto. Quindi per poter pensare e giudicare la vicinanza o la non vicinanza senza avere elementi certi può dare una rappresentazione sbagliata di quello che si fa, perché qualcuno, il sottoscritto, tutto quello che è stato chiesto, e Mario ne è consapevole, ne è testimone, è stato sempre fatto, e vi prego, anche se dico il falso, di smentirlo. Quindi voglio dire, l'attività non è solo un'attività di front line o di prima linea, c'è anche un'attività dietro che serve magari per cercare di agevolare certi obiettivi. E quindi questo è un po' quello che si è fatto. Volevo anche chiudere con quello che si andrà a fare. Poter pensare oggi di
ragionare sull'ospedale unico a San Severino, lo diceva prima Massetti, è assolutamente pleonastico, è una cosa superata, vecchia, non c'ha tanto senso. È chiaro che noi abbiamo tutti i requisiti per poter avere l'ospedale unico, è chiaro che non abbiamo la forza politica per poter richiedere l'ospedale unico, no? Quindi mi pare del tutto certo. Poter farsi obnubilare di fronte a sta roba così e stare mai dietro è assolutamente sbagliato. È chiaro però che noi il tentativo, la battaglia di mantenere quello che noi abbiamo lo dobbiamo fare fino in fondo, e la partita ospedale unico provinciale, mantenimento dell'attuale, noi non la dobbiamo giocare, noi non dobbiamo mercanteggiare ciò che noi già abbiamo. Noi manteniamo i nostri servizi così com'è, se faranno tutte le battaglie. Non ci interessa l'ospedale unico regionale se non c'è la volontà da parte del legislatore regionale di assegnarselo. È chiaro che noi ci candidiamo, ma ci candidiamo senza mercanteggiare ciò che noi abbiamo, perché il rischio sarebbe quello di spostare l'attenzione. Che significa mercanteggiare? Cioè, se tu fai un ospedale unico, che cosa vai a mercanteggiare? Che togli? Ti ridefinisco i servizi sanitari attuali e ti tengo in considerazione nella possibilità di realizzarlo a San Severino. Quindi è questo il giochetto che qualcuno sta facendo, perché ieri Martini, cioè, quello che lui gli ha detto ieri sera, che si candida ad avere, cioè, è una cosa rilevante, non è che l'ha detto al bar, l'ha detto in una sede istituzionale. Chiaramente una sciocchezza quando disse che se comprava il robot da 1 milione di euro, eppure qualcuno ci ha creduto, quindi qui non faccio fatica a pensare che qualcuno ci possa anche credere. Però vi dico che noi dobbiamo stare solo esclusivamente agli atti. Chiudo dicendo anche questo, io non ci vedo una, come dire, un'assonanza tra comitato per la tutela salvaguardia dell'ospedale e chiusura dell'ingegneritore. Sono due cose devastanti comunque per tutto il territorio, quindi il mio suggerimento no chiaramente all'ingegneritore, è giusto quello che diceva Chirielli, che tutti quanti si impegnino a dire le loro ragioni, se volendo, o non volendo, ma se questa deve essere un'altra battaglia, è giusto che si faccia proprio uno strumento ad hoc per fare quello, perché dal mio punto di vista raccolgo l'invito del comitato, ma penso che lo raccoglieranno tutti adesso, da capirlo, però vi invito a non distogliere l'attenzione a quello che avete fatto, perché sul punto nascita e su tutto quello che posso fare un'osservazione.